Olle. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dato che oggi è giovedì, benvenuti ad un super nuovo rompicapo, come sempre. Ragazzi, quest'oggi ho provato questa inquadratura che è tipo stragrandangolare, cioè l'ho stramesso indietro il telefono e ho messo un'inquadratura un pochino più alta, no, più bassa e più aperta, quindi insomma, più grandangolare di così non potevo. Secondo me è strafiga comunque. Raga, quest'oggi andiamo a vedere un rompicapo strafigo. Non me l'ha inviato nessuno, questo l'ho preso su Amazon, anche il link ve lo lascio qua sotto per chi lo volesse acquistare. E sono quella serie di rompicapi fatti così. Qua c'è già la soluzione, sì, non so perché me l'hanno inviato già con la soluzione, ma l'obiettivo è per l'appunto togliere i pezzi e poi rimetterli in mezzo. Uno di questi pezzi, che penso che sarà uno di questi rossi, lo metterò qui e l'obiettivo è di mettere tutti i pezzi qua dentro, incluso anche il rosso. Raga, penso che sia veramente divertente e oggi lo andiamo a vedere subito. Ragazzi, prima di partire con il video, annuncio importantissimo, perché questo video è stato supportato da Magtame, ok? Mi hanno inviato gentilissimamente questi cavi, che stanno andando veramente tanto ma tanto di moda ultimamente, che sono quei cavi magnetici, ok, ups, sono quei cavi magnetici che sono i cavi del telefono. Questo qua per esempio è il cavo, mi pare quello USB-C, o insomma, se non è questo, adesso lo vedremo. Sono di due tipi, black, grey, questo qua è solamente black. E raga, sono veramente strabelli, perché sono piccoli, ok? O almeno, sì, sono lunghi, della grandezza lunga. Quanto sono lunghi questi? 1.5 metri, quindi 1,50 m. Ed è veramente tanta roba, perché praticamente tu quando poi li richiudi non avete più il problema del come faccio io di fare questo, ok? Perché io faccio questo per essere ordinato, tac, infilo questo qua dentro, voilà, questo qui, e questo qua va nel mio zaino o comunque dove devo metterlo. E ci sta, ma questa cosa del riarrotolare e infilare dentro è tutto un pochino scomodo. Io lo faccio, c'è gente anche che per esempio prende questi, ok, io ce li ho un paio, prende questi, lo mette dentro al filo, fa così e questo qua lo chiude. Proprio questi qua sono per chiudere le robe della spazzatura o comunque, boom, no? E c'è gente che proprio li avvita così e li tiene in mezzo, no? E li tiene fermi con questa cosa qua. E ci sta, perché ci potrebbe anche stare. Però questi qua sono magnetici e quando tu li vai a richiudere si riarrotolano magneticamente. Sono veramente tanta roba. E li volevo fare un po', diciamo, pubblicità, perché sono veramente stati gentili a spedirmeli. E sono veramente magnifici, quindi vi consiglio veramente tantissimo di prenderli. Bene ragazzi, questo è il rompicapo di oggi. Raga, volete magari un tappetino per avere una visuale un pochino migliore? Perché magari con questo qua vi sconcentrate, non lo so poi. Mamma mia, guardate quanto spara la luce. Dai, vi metto un tappetino. Ve lo vado a prendere, scusate. Ok, vi metto... Ups, ho spostato tutto lo sfondo sotto. Ok, vi potrei mettere questo qua. Tipo così. Ci potrebbe stare, no? Forse un pochino meglio. Boh, sì, direi che potrebbe andare bene così. Adesso lasciatemi un attimo il tempo di capire qua come aprirlo, perché non ci voglio di andare a prendere le forbici. Eccolo qua. Voilà. Questo è il rompicapo di oggi. Eccolo qua. Ok, quindi adesso io dovrei fare questo. Voilà. Mischiare tutti i pezzi. E partire. Questo qua è il pezzetto, questo qua, e l'obiettivo è metterli tutti, compreso questo. Ok. Direi di partire dai più grandi, raga. Beh, diciamo che questa forma non esiste, quindi direi questi qua di metterli... Mamma mia. Raga, com'era questo? Io ci provo, Direi prima di mettere questi. Probabilmente ci saranno tante possibili soluzioni. Qui non esiste un pezzo che va qua dentro, vero? No. È già qua. Però così sì. Ok. Ah.
Interessante. Voi ragazzi invece come state? Tenetemi un po' di compagnia magari. Sì che poi vabbè sto parlando così ma in realtà qua di fisico non c'è nessuno quindi vabbè. Tenetemi un po' di compagnia voi nel mentre faccio queste cose. Guardate qua ci potrebbe stare un altro di questi. Questo può andare qua sotto così. Questo qui. Questo pezzo non esiste quindi meglio di no. Questo così meglio di no, però questo così potrebbe andare. Questo è stranissimo come pezzo. Cioè, dove lo ficco questo? È bruttissimo. Questo come cacchio va messo? Forse lo vedo qua, eccolo. Ma qua? Qua cosa ci metto? Forse questo potrebbe essere un angolo? Sì. Guardate qua. Prendo questo e lo metto qua. E siamo così. Dai, potrebbe venire fuori una buona roba. Questo non va qua. Però questo potrebbe... No. L'avevo visto, eh. No. Sì. Beh, sta venendo fuori una buona cosa. Ok, questo non so neanche se siamo giusti. Eccolo. No, non c'ho più un pezzo rosso qui. Questo buco è da tappare allora. Magari lo tappiamo col blu. Che non ci sta. Col giallo. Il giallo ci sta. Bene. Questo non so più dove metterlo. Forse è un angolo anche questo. Questo potrebbe essere un angolo. Questo lo ficco qua. Tanto i pezzi non devono stare tutti uniti, giusto? In teoria. Poi in pratica non lo so. Madonna. Proviamo a cambiare un po' i pezzi. Non pensavo fosse così difficile, eh? Questo lo vedo meglio qua però. Tipo... Così? No. No. Riempiamo i piccoli. Questo lo metterei qua. Perché mi ricordavo che c'era un rosso qui. Questo lo metterei qua. Guardate. Forse potrebbe essere una possibile soluzione. Sì, ma qua non c'è niente. Perché qua che forma vedete? Questa forse. Ma qua mi manca un rosso. Come faccio? Questa barchetta va qua. Cioè, come faccio qui? Che pirla. Eccolo. Ce l'ho fatta. Ah, non ho fatto neanche partire il cronometro, tra l'altro, scusate. Ok. Beh, dai. Che poi, scusatemi, guardiamo le soluzioni. Madonna, ma ce ne sono 500 possibili altre. Ah, a grado di livello va, tra l'altro. Va sempre più difficile. Figo, però. Raga, lo trovate su Amazon, comunque. Si chiamano Wooden Puzzle. Sono per bambini, eh. Però... Ah, prepari i pezzi così, lasci il pezzo rosso qua e poi dici di... Wow. Figo. Ci sta, eh. Quindi io per gli shorts o quello che è, farei una roba del genere. Scusate, lo metto incasinato che così poi per gli shorts so come metterlo. Però non li posso mettere a caso. Boh, insomma, ci siamo capiti. Bello però. Bene ragazzi, questo era il video di oggi, spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, fatemelo sapere come sempre attraverso un like, un commento e una condivisione di questo fantastico video. Raga, vi voglio bene.
Supportatemi, iscrivetevi al canale. Tanti di voi, ragazzi, sono iscritti ma non attivano la campanella. Attivatela, non costa niente. Cliccate, ting, e vi arrivano tutti i miei contenuti. Raga, vi voglio bene, lo ripeto, ci vediamo con prossimi contenuti, sempre come shorts, rompicapi, recensioni, vlog, spero che magari li ricomincerò a fare. Raga, non so più questi contenuti quando usciranno, perché veramente qua per me siamo a marzo, ma probabilmente da voi sarà giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, non lo so, perché mi sto veramente portando avanti. Però come avevo detto in un video, cercherò un attimo di restringere questo campo, perché sennò veramente, raga, mi vedete in felpa ad agosto. Voi, vabbè, che a voi non frega niente. Però, vabbè, lasciamo stare. Raga, vi ricordate queste carte? Guardate che belle. Sono le Samadhi di Jack. Stupende. Cioè, quasi quasi mi compro qualche altro mazzo, perché sono stra belle. Magari qualcuno anche la rivendo. Non lo so. Stupende. Cioè, guardate che roba. A distanza di non so quanto tempo. Queste qua, tra l'altro, sono usuratissime. Le ho usate un bordello, infatti sono praticamente gialli i bordi. Per il fatto che le ho sudate, le ho tutte, vabbè. Però guardate, un faro shuffle, tutte le carte vanno dentro. Assurda. Raga, devo andare assolutamente a mangiare qualcosa. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao!